Rispetto ai libri acquistati in Italia, qual è la percentuale della letteratura, quale della saggistica? Come si dividono queste... Allora, gran parte, le principali categorie di libri che vengono letti e comprati sono esattamente quelle. Se arriva sul sito dell'Istat, trova tutti i dati istat.it, statistiche culturali, l'home page sono indicate tutte le varie statistiche disponibili, le statistiche culturali trova questo. Ma perché? Perché voglio dire, la lettura di narrativa è in qualche modo una lettura non adulta. La lettura adulta è una lettura di tipo funzionale. Ci si affianca a quella lettura per piacere, non sto assolutamente negando. Tutti noi quando leggiamo un libro andiamo o compriamo, leggiamo dei libri per cercare delle informazioni. Non semplicemente per svagarci, o non soltanto per svagarci. Cerchiamo delle informazioni all'interno del libro. E il fatto di dire che il nostro paese, quando un piccolo editore decide di fare una casa editrice, pensa innanzitutto di fare una casa editrice che ha come suo modello Adelphi, nello stesso modo in cui una persona che vuole aprire una libreria, apre una libreria che vuole avere come modello Feltrinelli, la dice lunga sul fatto che il nostro paese è un paese dove manca proprio una base di lettori che cercano nel libro degli strumenti per risolvere dei problemi. Se voi andate in una libreria straniera, una libreria inglese, vedete lo spazio che viene dedicato per esempio alla manualistica, dal cavallo, al polo, al golf, al cane e gatto. Qual è il concetto di questa libreria? Che non lavora attorno alla merce, il libro, ma lavora attorno al bisogno. Il suo assortimento non è il libro, ma il punto di partenza da cui costruisce l'assortimento è il bisogno. E lo stesso principio vale per gli editori, lo stesso principio vale per le aziende. Il punto di partenza è il bisogno del cliente, non il prodotto. È il bisogno a cui l'editore deve guardare. E quindi, per questo dire, cambia, solo 24 ore che cosa vende? Su che cosa lavora? Libri, giornali o lavora su di un particolare bisogno, di una particolare categoria professionale? Una casa editrice di viaggi lavora sulle guide o su di un bisogno turistico? Che sta cambiando? E dove la guida è sempre più marginale rispetto alla soddisfazione del bisogno, che deve essere smaterializzato, ridotto in frammenti sempre più piccoli e consultabili in modo sempre più mobile. Poi certo la guida continuerà a esistere, perché poi diventa in alcuni casi è anche fondamentale, ma è una dei possibili utilizzi. E probabilmente questo riguarderà anche le case editrici di narrativa, dove il bisogno è l'evasione, ma per esempio il videogioco. Credo che un settore molto interessante, e qui gli editori dovrebbero guardare, rispetto agli ebook, sia proprio quello dei videogiochi. Il discorso che facevo prima, che oggi il vero problema non è il problema di tecnologie per leggere in formato digitale, è un problema di natura editoriale, è proprio questo.